L'ultima frontiera dei ladri è quella di rubare i catalizzatori delle auto in sosta. È la nuova emergenza che si sta diffondendo anche a Fano e nei comuni limitrofi. Una parte della vettura che in passato non faceva gola ai malviventi adesso è diventata il bottino preferito. E la risposta va ricercata nei materiali che compongono gli scarichi delle automobili. All'interno del catalizzatore sono presenti metalli nobili come platino, palladio e rodio che, se rivenduti, possono fruttare fino a 100 euro. I colpi, che sono sempre più numerosi, spesso non vengono nemmeno segnalati alle autorità competenti. Ad esempio, al commissariato di Fano è stata sporta una sola denuncia. Infatti, i proprietari delle vetture preferiscono limitarsi a sostituire le marmitte senza rivolgersi alle forze dell'ordine. Ne sa di più Loris Filippetti, titolare di un'officina di manutenzione che negli ultimi 2 mesi ha riparato 6 auto dopo il furto. Ce n'è uno proprio in questo momento, me lo porta stamattina senza catalizzatore e niente, adesso provvederemo anche a recuperarli perché in pratica non si trovano più neanche nuovi e quindi adesso bisognerà ordinarli all'estero, farli arrivare e poi montarli. Qual è il prezzo? Mediamente sui 300-350 euro. Come avviene questo furto? È necessario smontare il cofano? No, in pratica viene da sotto, vanno dentro, allentano 4 viti, tagliano il tubo sotto e portano e sfilano sto catalizzatore. Anche molto semplice? Sì, molto semplice da rubare. E ci si accorge facilmente poi? Ah sì, quando uno va a fare il primo avviamento da freddo e sente che c'è la marmita rotta, sembra che sia rotta, invece in realtà non c'è più il pezzo. Ma proprio un brutto rumore, insomma. Sì, brutto rumore assurdo.